In provincia di Avellino sono quasi una quarantina di operatori che sono stati infettati, quindi parliamo del 10% di tutti i contagiati della provincia di Avellino e non è un dato irrisorio. Di questi 23 sono infermieri. Questi 23 infermieri, due sono ricoverati. Uno di questi è mia moglie che stava rischiando di essere intubata. Quindi noi vogliamo dare il nostro contributo. Ci piace anche essere chiamati angeli, a questa guerra vogliamo combatterla, ma non vogliamo fare la fine dei kamikaze, nel senso che vogliamo essere dotati dei giusti presidi, perché il fatto è che ci sia quest'alta percentuale di infetti tra gli operatori sanitari a livello italiano e anche a livello irpino, significa che non si è fatto abbastanza per tutelare gli operatori sanitari. E quindi bisogna fare di più. I dispositivi di protezione individuale sono fondamentali, importanti, ma bisogna fornire i giusti presidi, perché se non si forniscono i giusti presidi non tuteliamo abbastanza gli operatori tutti, eh? Quando parlo di operatori io parlo di medici, parlo di infermieri, di operatori sociosanitari, di tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, cioè tutte le persone che hanno a che fare con il momento assistenziale dei pazienti affetti da Covid. Quindi bisogna dotare dei corsi di vestizione, perché anche questo è importante, perché uno può avere anche il giusto dispositivo di protezione individuale, ma se poi sbaglia qualcosa nella svestizione, beh, si contamina e quindi diventa da quel momento là anche un portatore sano che può portare quel virus presso il proprio domicilio, tra i propri cari, i propri familiari.